E il gruppo, un saluto dal Dipartimento qua di Sviluppo e Ricerca. Sono qua con Dima Dumitru, che è Allora. stanchissimo, è stanco perché sta facendo tante linee superiori, anche la Victoria che sta imparando la lingua italiana. Devo dire brava, complimenti perché sta imparando l'italiano. E oggi vi volevo far vedere alcuni dei lavori che stanno facendo i ragazzi. Queste sono delle linee superiori. E qua nello specifico abbiamo la prova struttura sulla quale tra poco stiamo andando a realizzare praticamente le gengive. Questi sono solo alcuni dei lavori che stiamo facendo. Questa è una linea, per esempio, premium invece. Come vedete, l'estetica è sempre garantita, o okay, che non è in discussione mai l'estetica tra premium e superior. Quello che cambia è che questi sono denti in composito e questi invece sono denti in zirconio. Ok? Questi sono dei denti più morbidi, questi sono dei denti sicuramente più rigidi. Più rigidi, e volevo farvele vedere tutte e due, visto che questa settimana abbiamo fatto una lezione proprio su questo. Quello che succede, cos'è? Che nella linea digitale superior abbiamo sia la parte bianca che la parte di struttura che sta sotto, che stanno in digitale. Quindi dentro gli hard drive possono essere inviati file a distanza. Questi invece no, sono denti, questi in composito del commercio. Sicuramente non abbiamo il vantaggio del digitale in questa struttura, dove i denti possono essere, diciamo, rifresati, ma semplicemente abbiamo il codice degli denti che sono stati utilizzati e si va a riutilizzare esattamente quella copia identica di quel codice blocchetto di dentatura. Quello che cambia poi è il tipo di durezza della dentatura. Chiaramente ci sono pazienti in cui vanno meglio dove vanno meglio i denti con lo zirconio, altri pazienti dove vanno meglio i denti col composito e altri pazienti dove invece è meglio addirittura fare il mix, dove abbiamo la parte superiore in zirconio e la parte inferiore in composito. Dima è molto stanco perché sta lavorando tutto il giorno a dei casi che dobbiamo consegnare. Qua ha già fissato le corone, questa è una linea superiore, per esempio, già con le corone fissate. Ok, si sente che è ancora calda perché stava dentro al fornetto di fissaggio. Chiaramente parliamo di pochi gradi, temperatura che va a 30 gradi, 40 gradi, fino a 50-60 gradi, non di più. Cemento Questo è giapponese. cemento giapponese che è stato utilizzato, il Panavia, uno dei migliori cementi che c'è al mondo per andare a fissare le corone sopra alla struttura, quindi vengono fissate le corone sulla struttura e infine viene glasata tutta la struttura. Però vedete che è sempre avvitata sugli impianti dentali e vi faccio vedere. Per esempio, questa qua è una copia degli impianti dentali multi-unit abutment che sono dentro alla bocca del paziente, nell'osso, e queste invece sono, questa è l'accoppiata che poi avviene, vedi qua di lato, tra i multi-unit abutment e i denti. Ma è un'arcata questa che si può svitare. In caso di problemi, noi possiamo inviare al centro assistenza quello che è la 3D della dentatura, è possibile rifresarla con i robot anche dall'altra parte del mondo. Barra, denti, questi vengono realizzati con il computer e quindi è possibile anche in futuro stampare i denti di altri materiali. Se c'è un problema basta cambiare il design leggermente, si ristampa il blocco di denti modificato. Vi facciamo un saluto qua da Chisinau, da parte di Livio, di Vika e anche da parte mia. Ciao. Oh, che ho cliccato? Mi si è aperto un'altra finestra.